Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Ricky Debo 97 e sto per partire per Londra. Ho preso i biglietti stanotte e sono in after. Mi ha scaricato la mia ragazza, ma si va a fare 3 giorni a Londra. Ci vediamo in aeroporto. Ciao a tutti ragazzi, sono le 5:40 e sono al Marco Polo, pronto per partire per Londra. Ciao. Ragazzi, qua per Ricky Debbo e devo dire che siamo a Londra. Adesso devo far vedere tutti i controlli, bla bla bla, e dopo si può andare verso il centro. Ciao! Devo dire che l'aeroporto di London Gatwick è una cosa enorme e adesso sono qui ad aspettare il treno che spero che mi porti tipo quasi in centro. Ciao, speriamo bene. Dopo, tu sarai la mia pappa. Londra. Qua a Londra. E qua dietro, come ho detto prima, ci sarà la mia pappa. Eccola qua, London. Ora sto qui, Camden Town, e la via dei mercatini, in teoria, se non mi sbaglio. Esce il sole e i belli portano il sole. Tutti i ragazzi siamo qui al Piccadilly Circus e questo qua dietro è il casinò che domani andremo. E questo qua è il giornale che ti danno gratis fuori da ogni metro. E questo qua era il killer che ha ucciso ieri due o tre persone. Non ha ucciso Quindi nessuno, Riccardo. C'era lei stasera. Questo è Lemon Man Store. Guarda cosa puoi dire che la linea Valentina. Questo non c'è nessuno. È la prima volta che entriamo. No, ma vai, vai là, ne vuoi dire che provo. C'è il Big Bang, qua alto un piano tutto fatto di fottutissimi Lego, una cosa impressionante. E qua c'è il Lego Store praticamente, e di qua c'è l'MMS World che è altro 3 piani. Questa è la metro. Fa vedere la grandezza, là c'è il ragazzo, tutto fatto fottutamente di Lego. Lego, Lego, Lego ovunque.
tutti ragazzi, oggi sono il secondo giorno che sono qua, oggi 4 febbraio e inizia una nuova giornata, basta, cioè ha quattro senso ma va bene lo stesso. E mi dovevo svegliare alle 8:30, ma mi sono svegliato alle 11, quindi ho già perso un bel po' di ore della mia giornata, e però adesso recuperiamo subito. Ciao! Si vede un po' di tutto, Lanhai, qua c'è il Tamigi, qua c'è Westminster, e in ristrutturazione di qua c'è il Big Ben, però purtroppo in ristrutturazione non si vede granché. Comunque siamo qua, anche oggi, anche, per fortuna. Ciao! Me l'ha preso dalle mani prima, Look! Tutti ragazzi, allora oggi ultimo giorno della mia permanenza qua a Londra, e stamattina sveglia ore 9:30 e oggi vediamo le ultime cose che c'è qua a Londra. Ce ne sarebbero tantissime altre da vedere, però quelle più importanti almeno. E lui non mi vede l'ora, ciao Tommaso, l'amico che mi ha ospitato, non vede l'ora di cacciarmi. Ok? Guarda che bianco. Infatti al Tower of London dove hanno custoditi i seriali della Corea. E mi ospita, e però già non mi vuole cacciare perché è russo come un drago. E vabbè, adesso finiamo la giornata qua. Siamo a Piccadilly Circus con i tabelloni, il centro, tutto qua. Sembra un po' New York, penso, ma in lieve base. Però comunque eccoci qua. Ciao! Qui è Chinatown. Eccolo. Coronavirus. Ti qua alla National Gallery. Chi sei, Riccardo? Chi sei, Riccardo? Lei è la mia amica Roberta. È quasi influencer. Sì. Allora, com'è che superiamo la Ferragni di follower? Che mi sento, dai. Bella, ciao. Grazie, finita la mia avventura, sono in aeroporto, sto aspettando che mi diano il terminal buoni.